Bene, allora, prima cosa diamo una soffiata, tiriamo via un po' di bosco. Da notare qua che è entrata proprio dentro, Sì, c'è veramente. ok? Poi un po' di WD-40 al sistema di pedali, catena. Tolgo un attimo il carburatore e il filtro e poi vediamo se fa la scintilla. Ok, vado. Vai. Nuovo, da notare la ruggine. Da notare la ruggine. Guardate qua. Sì, si vede. Buono. C'è un problema. La ghigliottina è grippata. Ghigliottina è grippata, ecco perché non andava il comando del gas. No, non viene proprio. Ah, niente, qua adesso bisogna. Bisogna togliere il carburatore e vedere da dentro. Oh! Eccola! Con l'olio si è grippata. Guarda di fianco, sì. Grippata. Aspetta, sì, senti qua. Qui è tutta ruvida. L'olio putridissimo. Guarda di lato anche, aspetta. Vediamo di qua. Se il gas va adesso. Va però. No, allora. No, vedi, inchiodato dentro, non viene neanche. Ah, è proprio grippata, ah, no, ecco, dentro. no, ok, qua. Però. No, vedi, si muove, non si muove il filo, si muove, vedi il coso, non si muove il filo. Cioè, è un nuovo livello avanzato. Devi avere il carburatore mobile. Ok, allora adesso gira il volano, era bloccato, adesso gira, c'era un po' di sporco dentro, non fa scintilla, quindi bisognerà controllare forse la pipetta o puntine condensatore. E basta per il resto, guardate, funziona tutto perfettamente.
sente anche il gorgoglio. Il cilindro, il pistone non è bloccato, gira perfettamente anche lui. C'è da pulire il carburatore e capire perché non fa la scintilla facendo le solite prove: pipetta, cavo, bobina, condensatore, puntina, eccetera.